Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno è dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Braccio e sestre, Fratelli e sorelle, quando ciascuno di noi ricevesse un pezzo di carta per scriverci sopra i propri desideri, credo che questo pezzo di carta molto presto sarebbe pieno con tanti desideri, con tante cose che vogliamo che siano realizzate. Ad alcune persone un pezzo di carta sarebbe troppo poco, perché non hanno soltanto i propri desideri, i propri bisogni, ma pensano anche degli altri. E sicuramente non dimenticherebbero nemmeno loro. Facendo un passo avanti, analizzando che cosa noi uomini vogliamo da Dio, vedremo che ci sono tante cose. Ma questi nostri desideri, quanto sono in conformità con l'insegnamento di Dio o con i progetti di Dio con noi? Tante volte succede che chiediamo da Dio una cosa e Dio ci dice che il contrario è meglio per noi. Molti ritengono, anche cristiani tra loro, che la salute è la cosa più importante. E molte persone, anche cristiani, dicono: Signore, donami la salute e per il resto ce la faremo. Analizzando il mondo d'oggi e la mentalità in cui viviamo, vediamo che questo mondo mette davanti a noi che dobbiamo farcela, dobbiamo divertirsi. I mass media ce lo offrono, ce lo servono tutti i giorni davanti a noi e così controllano anche quanto ce l'abbiamo fatta, quanto ci siamo divertiti, quanto tempo buono abbiamo passato. E poi molte persone sono deluse perché negli occhi del mondo e di questi mass media non ce l'hanno fatta. E questa è la logica di questo mondo, che sicuramente non è né la logica di Dio né il desiderio di Dio.
spagnolski pisac i drammaturg i redatelj Lope de Vega. Un scrittore famoso spagnolo, De Vega, era moribondo, a letto, con le sue opere, ha divertito tante persone, ha fatto ridere tanti, viveva soltanto per il successo e per l'applauso. Nel suo letto, moribondo, quando era moribondo, è venuto da lui un suo amico medico che lo consolava con queste parole: tu puoi morire tranquillo, il mondo non ti dimenticherà. Lei sarà un gran personaggio della storia. E questo moribondo ammalato gli rispose: caro dottore, adesso comprendo una cosa sola. Davanti a Dio è grande soltanto colui che ha il cuore grande. Adesso darei tutti gli applausi che ho ricevuto se potessi scambiarli per un'opera buona. Fratelli e sorelle, questa è una riflessione sincera di un uomo che ha avuto successo secondo le misure di questo mondo. Ma anche lui era ben cosciente che l'applauso finisce presto. Tutti i premi ricevuti accumulano la polvere e tutto questo si dimentica presto. E dall'altra parte, Dio, nella Sacra Scrittura, nella Rivelazione, più volte ci ripete: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, perché il regno di Dio non è di questo mondo. Perciò la logica di Dio non è di questo mondo. Ciò che è disprezzato nel mondo, che è pazzo nel mondo, per Dio è un gran successo. E cioè entrare nel regno di Dio. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha scritto che Dio ha scelto i deboli del mondo per disprezzare i forti. Abbiamo sentito nel Vangelo le beatitudini, che sono la risposta alla domanda: dov'è Dio nella nostra sofferenza, nelle nostre persecuzioni, miserie o qualsiasi altra difficoltà? Se noi siamo capaci osservare la sua presenza in queste situazioni difficili della vita, abbiamo trovato la sorgente della nostra beatitudine. Ma questo nessuno ci può dire. Ciascuno di noi deve scoprirlo per conto proprio. Ci domandiamo: chi è beato e perché è beato? La beatitudine non è la stessa cosa che essere come essere spensierato. L'uomo beato è l'uomo che ha la propria ancora in Dio. Le beatitudini evangeliche non sono una categoria sociale, ma una categoria spirituale. I poveri di cui Gesù parla non sono mendicanti, persone senza casa, emarginati, ma coloro che comprendono che soltanto in Dio possono trovare la pienezza della vita. La nostra beatitudine non dipende dalle circostanze esteriori, ma dalla coscienza che Dio è presente nel mondo e nella nostra vita. Gli uomini beati sono coloro che ci spiegano il messaggio attuale. Per loro il primo messaggio, messaggio fondamentale è che la vita terrena si svolge
tra due punti, tra il presente e il futuro, tra il terreno e l'eterno. Beati gli uomini che vivono nel presente con lo sguardo rivolto verso il futuro, verso la vita eterna. Se abbiamo ascoltato con attenzione il Vangelo, vediamo che la prima parte delle beatitudini spiega la realtà del presente e la seconda parte il premio futuro. Gli eventi della vita, la perdita delle persone care, ci riempie con la tristezza anche quando siamo sani. Tante ingiustizie, violenze mettono alla prova la nostra mitezza, tenerezza, anche quando cerchiamo di essere giusti. Guerre, omicidio mettono in questione la giustizia, anche quando ci declariamo portatori di pace. I mass media ci buttano il fumo negli occhi, anche quando nel senso morale cerchiamo di vivere una vita purissima, perfetta. Tante persone ribelli possono cercare di portare via la pace anche quando noi portiamo la pace. In un tale mondo mondo ritrovare la propria pace è forse proprio la via delle beatitudini. Se noi leghiamo il nostro cuore a un'altra realtà, troveremo la pace. Cioè, se leghiamo il nostro cuore al regno di Dio, alla realtà di Dio, alla vita con Dio, questo regno di Dio non si è rivelato in pienezza, ma è sicuro che un giorno arriverà e non tarderà. Un'attrice che faceva parte di Ben-Hur, dopo una scena con i leoni, dopo che hanno girato una scena con i leoni, le hanno chiesto se aveva paura quando i leoni l'hanno avvicinata. Lei ha detto no, perché ho letto tutto il libro e avevo la fiducia totale nella regista. Come vedete, nulla di negativo non mi è successo nulla di negativo. Vediamo con quale fiducia questa attrice si è avvicinata al film, al regista, a tutti i leoni. E noi, come leoni di Cristo, come cristiani, abbiamo fiducia in Gesù Cristo. Lui stesso ha provato e ha detto che le beatitudini sono vere e che è possibile vivere le beatitudini sia nel cristianesimo sia nell'insegnamento di Gesù. L'impossibilità di Dio, che per noi è l'impossibilità, per Dio diventa possibilità, perché siamo coscienti che la risurrezione è il fondamento della nostra fede, ma fino a questa risurrezione dobbiamo passare per la morte. Da una parte vediamo che dobbiamo sparire e dall'altra parte Dio ci offre la continuità della vita facendoci entrare nel regno di Dio. Ho la fiducia in Gesù, che ha passato per tante difficoltà e secondo il giudizio umano ha avuto un gran successo. È morto da solo, rifiutato. Nel suo funerale non c'era nessuno praticamente. E secondo le nostre
misure umane, questo è un fallimento. Ma dopo 3 giorni lui si rialza dalla tomba e dice di essere Dio. Quella mancanza di successo, quel fallimento dal punto di vista umano diventa un successo magnifico. Ecco perché beatitudini vanno verso questa via. Fallimento negli occhi umani, ma negli occhi di Dio e con la logica di Dio, questa è l'unica via della salvezza per entrare nel regno dei cieli. E perciò l'uomo è stato creato, e se vuol salvare la propria anima deve passare per queste vie, per questi stati d'animo che per un periodo non sono piacevoli, ma senza questi stati d'animo non possiamo entrare nel regno dei cieli e non possiamo salvare la nostra anima. Ecco perché l'uomo deve vivere, come disse un poeta: non sono nato per morire in un letto pieno di ricchezze, pieno di premi falsi, eccetera. L'uomo è nato ed esiste per qualcosa di molto più importante, per il regno di Dio e per l'eternità. Il cammino porta verso il regno di Dio attraverso le beatitudini. Perciò non fermiamoci in questo mondo. Il mondo non conosce le beatitudini e non può comprendere la vera felicità che si può sperimentare quando lo Spirito Santo visita l'anima. Qualche volta siamo nelle sofferenze, malattie, e riusciamo a rimanere sereni e gioiosi soltanto perché abbiamo accettato le beatitudini. Gesù ci invita al cambiamento della vita e ci insegna quali sono i modi per superare la mentalità di questo mondo. Ci indirizza verso una spiritualità più esigente, ma questa spiritualità ci dona i beni spirituali e materiali. Tanti beni dona a tutti coloro che accettano questa spiritualità con cuore sincero. Se avete il tempo stasera, leggete di nuovo le Beatitudini, capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, e poi passate al capitolo 25, dove il programma di Gesù, programma di santità, programma verso la salvezza. Il Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ci aiuti a comprenderlo e per poter realizzare le beatitudini e il programma di Gesù nella nostra vita. Amen.